Quello che è successo è gravissimo. Dico subito che nessuno vuole premi. No al premietto, no a questo, no a quello, perché è stato salvato uno scippo, la bottiglia in testa. No, non voglio niente. Io voglio un premio solo, l'attuazione del piano di emergenza sicurezza che è stato firmato con le sigle sindacali il 7 giugno. Perché ormai il nostro lavoro non è più un lavoro usurante, è un lavoro pericoloso. Quello che mi fa più male è che a fianco avevo un bambino con una carrozzella. Se questa non ho neanche la definizione per chiamarla. Se questa disgraziata sbaglia mira e mi becca il bambino in carrozzino, lo sfigura per tutta la vita. Il giorno dopo l'aggressione al marinaio Filippo Lazzarini, colpito da una bottigliata in testa da due ladri perché ha evitato un loro borseggio sul vaporetto della linea 1 a Venezia, i sindacati chiedono un incontro urgente in prefettura sul tema della sicurezza sia dei lavoratori che dei passeggeri. Alberto Cancian, sindacalista USB, è preoccupato. È un episodio gravissimo ed è uno dei tanti episodi di aggressioni verbali e, come in questo caso, anche fisiche, che i nostri marinai, i piloti, ma anche gli autisti del servizio degli autobus subiscono ogni giorno. Segno che bisogna far qualcosa e bisogna farlo in fretta. Si chiede subito un tavolo che in prefettura e cercare di trovare delle soluzioni affinché episodi tali non accadano più. Naturalmente va al marinaio, va tutta la nostra solidarietà e speriamo che sia solamente l'ultimo di episodi gravi. Allarma anche l'escalation di violenza di questi episodi, sempre più gravi. Quello che è successo ieri fa riflettere, perché gli episodi di borseggi all'interno di vaporetti purtroppo sono in aumento. Ci sono sempre stati, però mai come questi giorni. E si nota anche l'aggressività di coloro i quali sfruttano la folla per poter rubare qualcosa. Segno che anche questo un cambio dei tempi. Sono diventati anche aggressivi adesso, quindi bisogna correre ai ripari. Il dibattito dunque è aperto, ma servono soprattutto risposte concrete.